Dopo la gara vinta agevolmente con il Gallipoli, arrivato a cava in formazione rimaneggiata, la Cavese si prepara ad affrontare alla quindicesima di campionato la prima della classe, la Fidelis Andria. Domenica allo stadio degli Ulivi, ancora senza la tifoseria aquilotta al seguito, ci sarà grande battaglia, ma per il tecnico Agovino esiste un solo risultato. Domenica abbiamo un grande banco di prova in quel di Andria, però non vado controcorrente e vi dico quello che ho sempre detto a voi, no? Andria è una partita difficilissima da affrontare, ma quelle di facili c'è stata soltanto quelle col Gallipoli, le altre sono state difficili ugualmente. È pur vero che però incontriamo una squadra che lotta come noi per vincere il campionato e bisogna assolutamente fare risultato. Un'eventuale vittoria lì ad Andria, visto il campionato fatto, il recupero del meno 5 in classifica, questa Cavese può dimostrare effettivamente di essere la vera candidata alla vittoria finale. Se tu me l'avessi detto il 2 agosto ti avrei preso per un pazzo, no? Partivamo con una squadra tutta nuova, con un handicap di 5 punti, però l'appetito viene mangiando e questa è una squadra che ha fatto 30 punti sul campo, perciò appena 3 in meno dell'Andria. Ripeto, grande stima, grande rispetto dell'Andria, non abbiamo paura di nessuno, si va per giocarla, si va per vincerla e poi... Chi è più forte è chiaro che porterà a casa il risultato. Dopo la partenza dell'attaccante Antonio D'Avanza, chiesta dallo stesso giocatore, in settimana è circolata voce che anche il difensore Manzo volesse approdare verso altri lidi. A chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso mister della formazione bianco-blu. Voleva a tutti i costi andare via, ho cercato di capire i motivi. Questi motivi non mi sono parsi dei motivi validi, giusti per svestire la maglia della Cavese, e Gigi Manzo rimane qui e perché non ci sono motivazioni valide, ripeto, se no sarebbe stato un altro giocatore in uscita. Oggi ho fatto una lunga chiacchierata col calciatore, l'ho visto molto più sereno rispetto a ieri e credo che l'allarme sia rientrato. I 90 minuti giocati domenica contro il Gallipoli hanno anche sancito, dopo l'infortunio di Battipaglia in Coppa Italia, il rientro in squadra a tempo pieno del centrocampista Vincenzo Platone. Sì, sicuramente sì. Già il fatto che comunque domenica sono sceso in campo significa che il peggio è passato. Fortunatamente adesso mi aspetta un recupero fisico, chiaramente deve essere comunque abbinato al fatto di poter scendere in campo e cercare di dare il massimo. Soprattutto prima possibile, perché non abbiamo tanto tempo. Sul fronte mercato la società del presidente Monorchio risulta ancora attiva. Difatti in serata sono state ufficializzate gli acquisti di Francesco Campanella, difensore centrale ex Marcianise, e di Giuseppe Allegretta, attaccante classe 93, ex della Turris.